Allora, arriviamo anche all'altra tematica molto importante, molto urgente, direttore. Siccità, ne ha parlato anche il Presidente della Regione del Veneto preparando un'ordinanza, è un'emergenza, diamo intanto il messaggio. Mai come in questo periodo si parla del rilancio delle donne su questi settori, soprattutto in ruoli apicali, ma c'era voluto una Meloni per muovere la stagnazione di questa società maschilista? Quindi domanda, appunto domanda, no, c'è un commento rivolto alla nostra Presidente. Direttore, allora, qual è la situazione attuale? Analizzando i vari territori, i vari ambiti, c'è omogeneità di carenza idrica oppure ci sono zone che si salvano? Beh, guardi, intanto iniziamo 3 secondi per Anche di più. fare un ragionamento di quello che è successo nel 2022, perché Esatto. poi alla fine quello che è successo nel 2022 è una situazione di una gravità disastrosa per il settore agricolo nel Veneto. 1 miliardo di euro per quanto riguarda i danni provocati alla siccità, 7 miliardi di euro sono i danni provocati alla siccità a livello nazionale, quindi una situazione che ha colpito tutte le province del Veneto, meno forse in parte meno il bellunese, ma anche là grossi problemi sui prati, e quindi una situazione di una gravità assoluta. Da questa gravità del 2022, della siccità del 2022, andiamo nella siccità del 2023. Oggi è una situazione di un'ulteriore gravità. Basti capire alcuni dati. Febbraio 2023, 5 mm d'acqua. Febbraio 2022, 60 mm d'acqua. Oggi è una situazione di questo tipo, in cui gli invasi sono al di sotto dal 30 al 40% nella media annuale degli anni precedenti. La portata dei fiumi, anche in quel caso, dall'Adige al Brenta al Po, il Piave, sono inferiori dalla portata dal 30 al 50%. Le falde sono sotto la media da 1 metro a 1,5 metri. Quindi è una situazione già oggi pericolosissima per quanto riguarda non solo guardi il settore dell'agricoltura, ma con tutti i cittadini del Veneto, e quindi non è un problema dell'acqua, è un problema di tutta la cittadinanza del Veneto. In modo particolare c'è il discorso del meno 37% la portata del fiume Brenta con le falde risorgive che sono calate drasticamente. Dico il Brenta perché è stato un rifugio, tra virgolette, per quanto riguarda bene acqua, no? Sì, ma non solo il Brenta, anche l'Adige, poi l'Adige lo possiamo utilizzare parte dell'acqua dell'Adige sul Leb, ma il problema è che nel momento in cui non c'è acqua o non ci viene rilasciata l'acqua giusta, anche nel caso del Brenta nell'impianto del Corlo, per dire, nella diga del Corlo, abbiamo difficoltà poi di dare quest'acqua non solo agli agricoltori, ma c'è la difficoltà da parte dei consorzi di bonifica di dare quest'acqua anche ai cittadini, anche alle varie cittadinanze, e quindi anche a Padova, per dire, come città di Padova. Quindi abbiamo necessità di avere acqua nel momento in cui questa ce n'è poca chiaramente, ma però quella poca che ce n'è dobbiamo centellinarla e dobbiamo organizzarla. Per questo motivo, nel caso specifico di Padova, noi cerchiamo di dare anche un suggerimento al Comune di Padova, ma non solo al Comune di Padova, anche alla provincia, di costituire un tavolo. Già è stato costituito, ma probabilmente abbiamo necessità di allargare questo tavolo con i consorzi di bonifica interessati, ma anche con le organizzazioni agricole, in maniera tale di fare un tavolo di strategia per la valorizzazione e dare la possibilità a tutti, sia al settore dell'agricoltura, ma anche ai cittadini, la possibilità di avere acqua. Ecco, c'era un messaggio che vediamo un po' di leggere insieme e mi rilascio anche alla tematica che è stata sollevata dell'acqua. Ecco qua. Cosa pensate dell'ipotesi di Zaia di fronteggiare la siccità con l'acqua di mare, ovviamente desalinizzata, ma quanto costa questo? Più che altro c'è ancora questo problema, limitare l'uso agricolo dell'acqua in caso di siccità, questo è il provvedimento di carattere regionale, no? Sì, Quindi, beh, certo. ovviamente, e poi si parlava di un'assicurazione, un fondo mutualistico, eccetera. Però se si arriva come anche lo scorso anno, no? A limitare l'acqua per l'uso irriguo a fronte dei bisogni, diciamo, umani, che cosa può succedere all'agricoltura? E l'ipotesi eventualmente della desalinizzazione che è stata presentata da molti, perché tanti, tanti paesi ormai la utilizzano.
può essere qualcosa di fattibile? Sì, guardi, la desalinizzazione è un qualcosa di fattibile, oggi ci stiamo lavorando, alcune anche CIA insieme anche con altre aziende della nostra dell'attività agricola, stiamo valutando anche insieme con Veneto Agricoltura dei progetti specifici su questo. Chiaramente dovremo valutare anche i costi che ha questo, ma soprattutto dobbiamo capire anche in altri paesi, Israele per primo, ma anche la Spagna, stanno utilizzando questi sistemi di desalinizzazione e quindi danno la possibilità su quelle aree marginali, ma soprattutto anche importanti come settore agricolo, litorale vicino al mare, dà la possibilità di irrigazione, irrigare con acqua desalinizzata. Però i desalinizzatori servono per l'acqua potabile generalmente, quindi noi abbiamo necessità per quanto riguarda l'agricoltura di utilizzare l'acqua non della desalinizzazione ma acqua potabile, quindi acqua che arriva dai nostri consorzi di bonifica. Però questo potrebbe essere un'idea. E sicuramente potrebbe essere un progetto e sicuramente è un progetto in cui il Veneto oggi è chiamato a partecipare, quindi penso che sia importante iniziare a studiare e capire anche con progetti pilota della valorizzazione di tutto quanto questo. L'altro elemento importante però è che noi dobbiamo avere anche la capacità e la forza di avere anche un'organizzazione strutturale su questo, perché oggi proviamo a parlare di siccità, vediamo che ormai la siccità è nella normalità, quindi dobbiamo fare investimenti strutturali a livello regionale per dar la possibilità di trattenere l'acqua quando ce n'è. Noi oggi con i nostri piani di invasi possiamo raccogliere solo il 10% dell'acqua piovana che cade. In altri paesi europei questa percentuale sale fino al 50%, quindi noi oggi abbiamo la necessità di avere quei strumenti, ma quelle infrastrutture, dei invasi e non solo, che diano la possibilità di trattenere l'acqua, e su questo la Regione Veneto ha fatto bene a fare uno studio specifico, sappiamo perfettamente qual è lo studio e qual è le strategie che oggi la Regione Veneto mette in campo, e quindi su quello noi dobbiamo andare, quindi dobbiamo valorizzare questo studio e soprattutto iniziare anche un percorso di infrastrutture. Chiaramente quando parliamo di questo non parliamo che risolviamo il problema fra 2 settimane, probabilmente per far tutto questo ci vorranno una decina d'anni probabilmente, però importante è iniziare su questo. Allora la domanda normale che ci viene è: e cosa dobbiamo fare oggi? Il problema che oggi abbiamo è il problema che noi oggi abbiamo, che ci sarà sicuramente poca acqua. Dobbiamo mettere insieme i consorzi di bonifica, mettere insieme le amministrazioni, mettere insieme le associazioni agricole e insieme trovare una riorganizzazione per l'utilizzo dell'acqua, quella poca che ce n'è. Nel frattempo chiaramente dobbiamo scavare gli invasi per dare la possibilità, almeno su quelli già esistenti, di trattenere l'acqua e darci l'acqua nel momento in cui ci serve. È stato creato un bacino, anche inaugurato di recente, un bacino per la raccolta d'acqua, no? Peccato che l'acqua non venga giù e quindi per riempirlo ci vorrà un po' di tempo. È stato inaugurato, se lei si riferisce al LEB, che è la parte di 40 km di un fiume artificiale, di un condotto artificiale fatta dai vari consorzi di bonifica, che porta l'acqua dall'Adige fino alle pianure del basso Veneto e quindi anche nella bassa pianura padana. Il LEB è un corridoio, il LEB è importantissimo, ti dà la possibilità di utilizzare l'acqua dell'Adige e quindi un'acqua pulita, però come diceva lei e come purtroppo è nelle cose, se l'Adige ha poca acqua, anche quest'opera ne risente, e quindi noi abbiamo necessità oggi di intervenire sugli invasi di montagna, che molto spesso non sono invasi che sono legati alla Regione Veneto, ma sono invasi anche... Sono quelli del Trentino, sì, no? Sono anche quelli del Trentino che a volte per il turismo o per altri elementi anche di natura economica rispetto all'energia idroelettrica che questi bacini possono sviluppare, non ti danno l'acqua. Quindi bene ha fatto il governo di fare il commissariamento, di avere il commissario speciale per quanto riguarda la crisi idrica, perché il commissario può intervenire in maniera diretta su anche in Trentino per dare la possibilità di rilasciare l'acqua nel momento in cui nelle pianure come le nostre ci serve. Quindi il settore dell'agricoltura confida molto in questo, con la possibilità di intervento per evitare quello che si è verificato in stagioni passate. Resta il problema che c'è un 70% di perdita di risorsa idrica lungo la rete.
Il 70% della perdita è un altro problema, che è quello relativo all'acquedottistica del Veneto, cioè nel senso abbiamo acquedotti che purtroppo hanno queste perdite, quindi su questo si deve lavorare per migliorare i nostri acquedotti. Ma lei giustamente mi farà sicuramente la domanda, ma l'agricoltura come può intervenire su questo? Allora, gli agricoltori su questo stanno intervenendo in due modi e in due metodi importanti. Primo, un cambio culturale, cioè oggi sempre di più si va alla ricerca di colture sempre meno idrivore, cioè nel senso che hanno sempre meno bisogno di acqua. Quindi niente mais. Perfetto, o meglio poco mais, tante colture autunno-vernini, quindi orzo, frumento, eccetera. E su questo gli agricoltori ci stanno lavorando e oggi si vede anche nelle campagne che abbiamo avuto una grossa riduzione di mais. Però guardi, 3 secondi anche su questo, ma questo non vuol dire risolvere un grosso problema, perché ridurre il mais vuol dire mettere in crisi un altro settore importante, che è quello dell'allevamento, perché il mais per le aziende agricole serve per l'allevamento, sia l'allevamento per la produzione di latte e sia per l'allevamento per la produzione di carne, e quindi andiamo a mettere in difficoltà quelle 2200 aziende che abbiamo nel Veneto che producono milioni di quintali di latte. Per dirla. L'altro aspetto che gli agricoltori oggi stanno facendo è quello della riorganizzazione dei sistemi irrigui, non più irrigui di dilimamento e quindi aspersione per quanto riguarda l'irrigazione, ma sempre impianti irrigui, plurirrigui, che danno la possibilità di utilizzare poca acqua e quando serve. Idroferm è un sistema regionale, goccia, l'irrigazione a goccia, cos'è? O anche l'irrigazione a goccia, ma anche l'irrigazione, per dire, il consorzio Brenta, ma anche il consorzio Acque Risorgive e anche l'Alta Pianura hanno messo insieme molti progetti, sono circa 7.000 ettari, in cui c'è un'irrigazione per aspersione, quindi con i gettini che vediamo. Questa viene utilizzata poca acqua, ma soprattutto nel momento in cui serve l'acqua, oltre chiaramente agli impianti goccia a goccia e quindi l'utilizzo centellinato dell'acqua. E quindi gli agricoltori oggi sono in questa direzione, nella riduzione anche dei quantitativi d'acqua per quanto riguarda l'attività agricola, oltre chiaramente che l'attività agricola serve anche per la produzione. Assolutamente. Torniamo su questi temi, ce ne sono anche altri, dopo la pubblicità, tra poco.